L'ipertensione polmonare determina una grave disfunzione del ventricolo destro che è da mettere in relazione all'eccessivo aumento del postcarico, quindi delle resistenze vascolari polmonari. Il ventricolo destro mette in moto dei meccanismi di compenso, cerca di aumentare lo spessore delle pareti, quindi se ci riesce si viene a determinare un'ipertrofia di tipo concentrico, come succede nelle cardiopatie congenite, e quindi la funzione sistolica del ventricolo destro è mantenuta. Se invece questo non succede, come capita frequentemente nelle forme di ipertensione polmonare grave, il ventricolo destro inizia a dilatarsi e non è più in grado di mantenere una buona portata cardiaca a riposo durante sforzo. Abbiamo fatto diversi studi che insieme ad altri lavori pubblicati in Europa hanno dimostrato come una riduzione significativa delle resistenze polmonari, vascolari polmonari conducano a un miglioramento della frazione di eiezione del ventricolo destro e un miglioramento anche della sopravvivenza del paziente. E, per quanto riguarda invece le modalità con cui arrivare a questa riduzione significativa, bisogna fare una terapia aggressiva che prevede l'utilizzo di farmaci orali in combinazione e poi fare subito un utilizzo dei prostanoidi per via parenterale e se il paziente non raggiunge significative riduzioni delle resistenze vascolari polmonari, miglioramento clinico. A questo riguardo poi tra un pochino avremo i dati di uno studio con un nuovo farmaco che è il primo farmaco biologico disponibile nell'ipertensione polmonare che sembra abbia un impatto diretto sul reverse remodeling delle lesioni sulle piccole arterie polmonari.